Con Francesca Castriconi, direttrice artistica della sesta edizione del Popcorn Festival del Corto a Porto Santo Stefano dal 21 al 23 luglio 2023. Ben trovata. Bentrovati a voi e grazie per il rinnovato invito. Raccontiamo cos'è. Il Popcorn è un festival internazionale di cortometraggi nato nel 2017 e prevede una bella selezione di cortometraggi provenienti da tutto il mondo e ai migliori, ecco, saranno assegnati dei premi prestigiosi, fra i quali dei premi Panalight, ma primo tutti l'unico riconoscimento in Italia dato dalla Carrà al miglior corto con l'idea più originale. Com'era nato tutto? È nato tutto da un'esigenza, di una mancanza di un cinema, di una sala per le proiezioni qui a Porto Santo Stefano. Quindi ecco, da un'esigenza proprio primaria. E poi ovviamente dall'amore che abbiamo per il cinema e per la cinematografia breve. Quanti sono i lavori presentati in questa edizione? Sono 18 film in gara, 13 corti d'autore e 5 opere prime, provenienti da vari paesi, ovviamente Italia, poi abbiamo Irlanda, Grecia, Regno Unito, Spagna, India e Iran. E tutti si ispirano, ecco, al tema che guida questa edizione, che è leggerezza e il peso della felicità. Com'è stata la scelta? È stata appunto, come dicevo, guidata da questo tema che noi sentiamo molto e volevamo dare comunque una visione varia dell'interpretazione del tema, quindi scegliendo anche i vari paesi abbiamo modo di avere un'offerta varia e interessante. Ci sarà anche la presenza di autori e autrici? Sì, ospitiamo ogni serata molti dei registi, quindi ci sarà modo, ecco, di confrontarsi e di capire qualcosa in più sui loro lavori. È un'opportunità veramente importante sia per i registi che per il festival, motivo di crescita. Ci sono delle tematiche più frequenti? In generale i cortometraggi hanno comunque sempre un tocco di drammatico, ma abbiamo trovato in questa selezione una chiave di lettura un po' più leggera. Ecco, tutto si risolve, si guarda il mondo in una maniera un po' più leggera, ecco, tutti i problemi di ogni giorno, ecco, si affrontano in maniera diversa, si trova la soluzione. Come saranno strutturate le serate? La forma delle serate è sempre quella, sono tre serate di proiezioni all'aperto nella piazza principale di Porto Santo Stefano, entrata libera e gratuita. Nelle prime due serate ci saranno i film nella categoria corti d'autore, nell'ultima serata saranno proiettati i corti nella categoria opere prime e poi seguiranno le premiazioni, durante le quali sarà assegnato appunto il premio Carrà, regista e amico dell'artista Sergio Iacchino. Tutti i riferimenti web per il programma. Il sito è popcornfestivaldelcorto.it e poi abbiamo tutti i nostri canali social su Facebook e su Instagram. Sesta edizione del Popcorn Festival del Corto a Porto Santo Stefano dal 21 al 23 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Francesca Castriconi. A presto! Grazie a voi, vi aspettiamo.